Avete iniziato ad investire nell'e-commerce nel 99, appena 4 anni dopo rispetto ad Amazon e eBay. In Italia ancora pochi ne avevano capito le potenzialità. Che cosa vi ha spinti a fare una scelta così coraggiosa? Allora, la società a suo tempo era di un imprenditore molto visionario e diciamo estremamente appassionato di tecnologia, che soprattutto aveva capito come usare la tecnologia per fare business in realtà. La seconda generazione, che era sua figlia, l'ha seguito. Tenga conto che noi nel 2000 avevamo già un ERP Oracle, nonostante questa sia una piccola azienda. Quindi è legato un po' allo spirito dell'azienda. In più, noi originiamo dalle vendite per corrispondenza, quindi il web era la prima occasione per portare il catalogo, diciamo, dalla carta al digitale. Questo è un po' il motivo. 13 anni nell'e-commerce, quali sono stati i cambiamenti in questo periodo? Allora, noi abbiamo essenzialmente seguito l'evoluzione generale del web, cioè noi avevamo un sito vetrina che è passato gradualmente a uno strumento per acquisire e gestire le lead commerciali e adesso è ormai integrato nell'attività di supporto commerciale. Quindi noi cerchiamo di mantenere semplicità, di essere esaustivi perché è un prodotto che necessita di abbastanza informazioni, ma di poter anche essere veloci. E quindi man mano che c'erano nuovi strumenti si cercava di mantenere un sito sempre più completo, ma quantomeno veloce e semplice. Poi abbiamo aggiunto negli ultimi 2 o 3 anni un'attività di emailing molto sostenuta e di gestione anche dei ritorni per trasformare il più possibile le lead in ordini, ma anche inviando queste lead sui canali giusti. Noi siamo un'azienda che gestisce diverse tipologie d'azienda, da aziende molto piccole a aziende molto grandi, e quindi dobbiamo usare sia sul sito, nelle varie aree del sito, sia nella gestione commerciale all'ingresso della lead, questi contatti in modo estremamente differenziato. Quindi c'è un tracking del tipo di azienda che risponde, c'è un indirizzamento su canali commerciali diversi, e un trattamento della lead diverso, quindi non è tanto e-commerce in sé quanto gestione di lead. Siccome è un prodotto che ha moltissime variabili, quindi colori, dimensioni, disponibilità, pezzi, prezzi che oscillano secondo le quantità, non è un prodotto la cui transazione si chiude sul carrello. La transazione normalmente si chiude sempre attraverso un commerciale dedicato in funzione del tipo del cliente. E CP opera principalmente, anzi esclusivamente, nel business to business. Assolutamente. Abbiamo solo un test su un sito particolare consumer. E qual è il valore aggiunto che l'e-commerce può portare in un settore come quello del business to business? Allora, parlando del nostro settore, che è un settore molto frammentato, per noi è fondamentale per farsi conoscere fuori dai confini locali. I nostri concorrenti sono tutti concorrenti che operano su scala locale e noi riusciamo in questo modo a avere clienti in tutte le province d'Italia. Poi a livello di awareness, soprattutto sui grandi clienti, ci permette di trasferire tutte le cose che facciamo, case history, tutte le informazioni sul nostro settore a clienti di maggiori dimensioni, anche aggiungendo video, immagini, eccetera. L'altra cosa fondamentale, soprattutto perché siamo partiti tanto tempo fa, è avere un database di contatti business to business e la capacità di gestirlo per portare poi la gente sul sito, cioè per poter sfruttare. Noi ogni 15 giorni contattiamo 15.000 aziende con un tasso di apertura delle newsletter del 25% e questo è un risultato che è figlio di anni, diciamo che non si fa dalla sera alla mattina. Uno dei vantaggi principali del web è quello della possibilità di personalizzare gli acquisti. È proprio il caso di CP. Allora, un po' diverso, nel senso che noi come business personalizziamo oggetti. Abbiamo provato in passato a inserire degli strumenti sul sito e dei simulatori che permettessero al cliente di personalizzarsi l'acquisto in modo quasi completo, ma le variabili sono talmente tante che poi abbiamo visto che il consumatore, che è un consumatore business, preferisce chiudere l'ordine, diciamo così, con un operatore commerciale. Quindi in quel caso personalizziamo oggetti, ma non facciamo
personalizzazione spinta sul web. Poi abbiamo un sito che si chiama Verbavoglio, che abbiamo creato, che serve invece per fare anche la singola maglietta, la singola tazza, eccetera, eccetera, che però non è business to business, ma è indirizzato a gruppi di amici, a quello che viene chiamato SO, cioè i 5-10 pezzi, la squadra di amici che fa sport, eccetera, eccetera, ma è, diciamo, più un giocattolo in questa fase che business vero. Nella nostra case history abbiamo raccontato come il traffico sul sito è aumentato nel corso degli ultimi anni, però il web significa innovazione e come intendete andare avanti per i prossimi anni? Allora, noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un lavoro essenzialmente di integrazione tra il nostro media principale, che sono i cataloghi, il canale telefonico, il web e la mail. Adesso, in realtà stiamo espandendoci dal web classico al cosiddetto social, semplicemente perché i nostri clienti stessi sono cambiati, ormai hanno abbattuto i confini, diciamo, fra pubblico e privato, o meglio, fra aziendale e privato. E sono abituati a interagire durante tutto l'arco della giornata, riconoscendo il fatto che sono persone, cioè non sono il mio cliente e quando finiscono dall'ufficio sono persone che poi vanno in palestra. In realtà loro sono sempre on. Quindi il tentativo sarà di raggiungerli e essere presenti anche sui classici canali social. Questo per quanto riguarda l'evoluzione. In realtà poi continueremo a fare, dato che comunque i tempi sono piuttosto impegnativi, continueremo a migliorare la parte SEO e a cercare di essere sempre più visibili sugli altri siti, sul classico approccio B2B. Devo dire anche una cosa, che tutta l'attività SEO, viene fatta internamente, viene fatta molto bene dal nostro team di marketing e, siccome conosciamo il business, questo è garanzia anche di avere dei buoni risultati. La conoscenza del business che stai gestendo è fondamentale per poi avere buoni risultati. Alla fine il web, voglio dire, è un negozio, è un media, eccetera, eccetera, ma devi sapere cosa stai vendendo. Ok, grazie mille, arrivederci. Grazie, arrivederci a lei.